A voi la prima Ferrari. Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi è un video un po' particolare perché è il giorno del mio compleanno. Quindi andiamo a farci un bel giro. Tra un po' scoprirete dove vi porto. Ma prima devo mettere un po' a posto la mia scrivania perché è ancora un po' disordinata dal video che ho fatto ieri. Quindi adesso un po' di magia di post produzione. Appena fatto il parcheggio e adesso andiamo a visitare Modena, come ben già avete capito dal cartello stradale che avete visto prima. Il cielo non è proprio dei migliori, però comunque non piove, quindi un bel pollice in su. Abbiamo appena visto la piazza grande di Modena, il suo duomo con il campanile che si chiama Ghirlandina, veramente molto bella e suggestiva soprattutto all'interno della chiesa perché è suddivisa in due piani, come avete visto. Fino qua bellissima. Continuiamo il nostro tour di Modena. Adesso non esageriamo, però ci è venuta una gran fame, quindi cerchiamo una bella trattoria tipica dove andare a mangiare. Trattoria Aldina, al piano di sopra. Ciao Aldina, che è qua sopra. Era pienissimo, c'era la coda per entrare, c'era la fila, c'era il tipo con l'agenda che segnava i nomi. E qua il mercato. Wow. Quindi dobbiamo cercare un altro posto da mangiare. Questo qua sicuramente era buono, però era pieno così. Già sono le due. Oggi compio 24 anni, siamo entrati in questo posto fantastico, un gran bar e adesso un bel buffet incredibile, due buffet, 16 euro a persona e adesso andiamo a prenderci qualcosa da mangiare.
mangiato il miglior buffet della mia vita. C'era tantissima roba e tutta di qualità, soprattutto i, come si chiama quella pasta lì con ragù al bolognese? Fusilli. I fusilli al bolognese, una cosa incredibile, ma poi c'era anche addirittura l'aldese col tartufo, il grana, eccezionale. Caffè Centrale. Caffè Centrale, sì, ve lo consiglio, se venite a Modena andate lì a fare il brunch, il pranzo, perché è qualcosa di fenomenale. Adesso andiamo a visitare, cioè vedere da fuori l'Accademia di Modena, che è l'unica accademia militare in Italia, dovrebbe essere, o forse ce ne due, però non ne sono sicuro. E poi andiamo a vedere la città comunale, dove ci sono tutte le botti, dove viene invecchiato appunto l'aceto balsamico. Non ci rimane che andare e smaltire un po' di panza, che sono bello bello pieno, mi sono fatto 3 piatti. Ok, abbiamo fatto anche la foto sotto questo magnifico albero, guardate che colori autunnali, spettacolo, nemmeno senza color. Procediamo ad andare a vedere l'accademia con la relativa piazza. Per il mio compleanno adesso andiamo a cercare la macchina e poi Maranello, penso che sia una decina di minuti da qua. Questa è sempre la piazza, come si chiama? Grande, eccola, guardate quanto è grande, col Duomo, spettacolo. Una caratteristica di Modena è che è un portico unico, quindi se piove uno si ripara sempre, può fare lunghe passeggiate anche col brutto tempo. Veramente molto molto caratteristica e bella. Adesso salutiamo questa bellissima città, Modena, per trasferirci a Maranello, il paese della Ferrari, così andiamo a vedere il museo. Chicca finale di questo video. Ed eccoci arrivati a Maranello, dove anche il parchimetro è rosso Ferrari. Delle corse del team Ferrari, veramente incredibile. Guardate questo casco del 1952 e poi si passa piano piano avanti nel tempo e anche i caschi miglioravano e soprattutto le vetture miglioravano fino ad arrivare all'ultimo casco di Raikkonen, eccolo qua, che ha vinto nel 2007. Ma vediamo le Ferrari come sono migliorate. Qua davanti a me ci sono tutte le Ferrari di tutti quelli che hanno vinto fino ad oggi. Partiamo con questo del 51.
1955, 1958, 1963, 1975, 1978, 1990, 2004, quella di Schumacher, e poi passiamo al 2008, quella di Raikkonen. Guardate che evoluzione, c'è stata veramente una cosa incredibile. Passiamo avanti. E anche il museo di Maranello della Ferrari l'abbiamo visto, quindi oggi mi rimane da fare solo più una cosa: soffiare la candelina.